Sarà corsa alla memoria di Giancarlo Felici la prova generale della 139esima edizione della Giostra del Saracino, in programma alle 21.30, venerdì 30 agosto. Questa è la motivazione, una vita spesa al servizio della Giostra, della città e del mondo dell'associazionismo aretino. Storico rettore del quartiere di Porta del Foro, di cui fino all'ultimo è stato rettore onorario, Giancarlo Felici ha ricoperto la massima carica per il quartiere della Chimera dal 90 al 2007 con la passione, la dedizione e lo spirito di innovazione che hanno sempre contraddistinto il suo operato. E la vittoria di giugno, che ha interrotto il lunghissimo digiuno di Porta del Foro, era stata dedicata un po' da tutto il quartiere a Giancarlo e anche a Sandro Sganappa, altro indimenticato rettore. E in Piazza Grande, nella giornata di giovedì, ultima giornata di prove in casa Porta del Foro, consapevolezza ma anche piedi per terra nonostante il grande trionfo di giugno. Domani sera Giancarlo avrà questo ricordo da parte della città, bellissimo, di questa dedica della prova generale, alla quale teniamo tantissimo. Come ha vissuto il quartiere questa gioia che era attesissima, perché insomma è stato anche il coronamento di un impegno che è iniziato anni fa, questo modo diverso di lavorare, no? Questo obiettivo costruito nel tempo che però ogni anno non voleva venire. Sì, e senti, tanta gioia, d'accordo, però anche tanta consapevolezza che bisogna rimanere con i piedi per terra, essere molto concentrati sull'impegno di domenica, perciò è chiaro la gioia, la festa, la vittoria è una cosa bellissima. Però il giorno dopo la festa della vittoria i ragazzi, insieme a Gianni Cantaloni, a Dante, al capitano, a tutto lo staff tecnico, erano a lavorare al nostro campo prova. Questo a testimonianza che sì, è vero, 12 anni, grande euforia, però piedi in terra e pensiero fisso sulla prestazione di domenica. Psicologicamente può essere insomma, un blocco che va via, una consapevolezza anche della propria forza. Sì, è un macigno che era sulle spalle soprattutto di questi due ragazzi che avevano il compito di togliere questa micrania di 12 anni, l'hanno fatto e è chiaro che ora domenica vanno molto più leggeri in lizza, però insomma coscienti e consapevoli di essere tornati a rappresentare un quartiere competitivo. Secondo te il livello adesso di quartiere si è appianato? il livello, guarda, io solo vedere le prestazioni di qualche presunte riserve. Le riserve di oggi, di questi giorni, potrebbero essere titolari di 7-8 anni fa tranquillamente. Il livello è altissimo, il lavoro è di tutto l'anno e io credo che sarebbe l'ora che questa città in pieno sposasse la causa del Saracino, perché sta diventando una manifestazione secondo me ad altissimo livello. Te pensa soltanto il valore sociale dei quartieri nel rapporto con i giovani, con i ragazzi. Le sedi sono sempre più piene, i ragazzi lavorano, c'è qualche eccesso, ma insomma sono sotto controllo. Un giudizio da te, che sei un uomo di Giostra e che hai fatto parte anche dell'amministrazione, la Lancia, no? Ha creato anche qualche malumore, qualche critica, questa Lancia così un po' diversa dal solito. Sì, io non la guardo mai e domando, è meglio di uno spazzolone? Cioè sì, e allora va bene.